Assessore, a parte questa giornata della legalità un po' allargata, che diventano 4 giorni, 4 giorni intensi, qual è il significato di questa iniziativa per il Comune? Allora, ovviamente per l'amministrazione comunale, proprio perché gli abbiamo dedicato una settimana, il messaggio è quello che la legalità e la trasparenza sono fondamentali. Per il movimento lo sappiamo, per l'amministrazione e per Civitavecchia anche. La cosa fondamentale di quest'anno è il coinvolgimento delle scuole, dalle medie alle superiori. Vabbè, le elementari, diciamo, stanno non ce l'abbiamo fatta, perché per noi è fondamentale che questa cultura della legalità e della trasparenza parta proprio dai bambini, dai ragazzi che saranno i futuri cittadini di domani. Qual è l'iniziativa, spieghiamo un po', insomma, qual è l'iniziativa principale di questa 4 giorni? Allora, per quanto mi riguarda, mi fa piacere di parlare dell'iniziativa rivolta alle scuole. Ci sarà uno spettacolo teatrale sul tema con un conseguente dibattito per i ragazzi. In particolar modo il 29, nella giornata finale, questo spettacolo sarà dedicato ai ragazzi delle superiori. In questa sede ne approfittiamo per presentare il nuovo sito comunale, a cui teniamo molto e a cui abbiamo molto, molto lavorato, sia l'ufficio, sia l'abbiamo fatto in collaborazione con la provincia, quindi a costo zero. L'abbiamo diciamo progettato insieme a loro e quindi ci proporranno come best practice nel Lazio, quindi per noi è un grande onore e sfrutteremo proprio la presenza dei ragazzi per presentare questo sito che è più alla loro portata. E, sempre in questa giornata lanceremo anche un concorso per i ragazzi per la realizzazione del miglior elaborato multimediale, sempre sul tema della trasparenza e della legalità.